Pino Forastiere, abbiamo ascoltato la tua bellissima musica questa sera e volevo chiederti qualcosa del tuo vissuto musicale. Sì, è lungo, quindi diciamo Immagino. sarò sintetico. Certo. Ho iniziato da piccolo piccolo a suonare, a studiare musica. A studiare specificatamente ho iniziato intorno ai 10-11 anni e poi mi sono diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia. Poco dopo i 20 anni ho continuato gli studi di composizione e ho sempre composto musica, in particolare musica per chitarra, perché suono la chitarra Ovviamente, certo. ovviamente, e ho lavorato un po' nell'ambito della musica classica, dal quale sono uscito intorno alla metà degli anni 90, per entrare nel mondo della chitarra acustica. E il primo album di chitarra acustica che ho composto e che ho rilasciato è del 2002-2003, e da allora ne ho fatti altri 7-8, e tutti focalizzati, ecco, sulla musica per chitarra acustica, Benissimo, sinteticamente. certo. E sappiamo che la tua musica ha accompagnato un importante documentario che ha vinto il premio Pulitzer. Ce ne vuoi parlare un attimo? The Wall è un bellissimo documentario di questo giovane regista del Michigan, Kaufman si chiama, è molto giovane, molto bravo, e che ha realizzato questo appunto documentario, che è nell'ambito di un lavoro giornalistico molto ampio, il cui tema è il muro, no? The Wall, che stanno alzando, che vogliono alzare, che vorrebbero alzare, che alzeranno, non lo sappiamo. Fra il Messico e gli States. Le musiche mie di Sergio Altamura e di Stefano Barone sono state scelte per accompagnare il documentario, e c'è tanta musica nel documentario perché ci sono immagini molto toccanti e anche molto belle. È un documentario molto visivo e oltre che anche giornalistico. È stato ovviamente un enorme piacere, insomma, aver contribuito al Pulitzer che non ho vinto io, ha vinto Brian Kaufman, però insomma esserci stato dentro è stato un Beh, ci piacere. siete anche voi, Sì. certo. Thank you.
stasera hai suonato con una chitarra tua molto particolare. Ce la vuoi descrivere un attimo e dire chi l'ha fatta? Non so. Allora, lei si chiama Lab Guitar. Esatto, sì, ho sentito. Laboratorio, di fatto è un laboratorio. E lei è la prima chitarra acustica che io ho acquistato. È una vecchia Echo. Quando mi è venuto in mente di elaborare la chitarra acustica, di espanderla in qualche modo, ho disegnato delle cose e le ho portate da questo liutaio molto gentile che si chiama Davide Serracini, al quale ho fatto vedere, ho chiesto se era possibile, secondo lui, mettere su una chitarra già fatta, no, altre corde, dei bassi, degli alti, delle lamelle, bla 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 bla, e lui ha detto sì, insomma ci proviamo, vediamo che succede, si può fare, rompere, insomma. Potrebbe esplodere, non lo sappiamo, intanto ci proviamo, non è esplosa, è ancora lì perché c'ha un paio d'anni adesso, per cui diciamo, insomma regge. Davide ha fatto un ottimo lavoro, io sono contento e alla fine siamo tutti contenti. È un laboratorio, per cui è probabile che fra un anno sopra ci sia ancora altra roba, perché è un laboratorio. Si chiama Lab, quindi non si sa che cosa ci sarà l'anno prossimo. Abbiamo ascoltato questa sera alcune musiche che si trovano anche nel tuo ultimo CD. Sì, il mio ultimo CD è Village Life e avete ascoltato alcuni brani dell'album Village Life, sì, molti brani dell'album Village Life, tutto scritto intorno alla Lab Guitar. E chiaramente, siccome la Lab Guitar è uno strumento complicato da accordare ogni volta, non ho fatto tutto, non l'album per intero, ho fatto molti pezzi dell'album, ma non tutto. Però sì, ho suonato Village Life. Certo. Prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento, già quasi definito, c'è il Giappone all'inizio del 2019 e forse l'Olanda sempre all'inizio dell'anno prossimo. Nel frattempo si continua a scrivere musica, si continua a immaginare cose da mettere sulla chitarra, insomma il laboratorio in espansione, la musica si scrive e si entra in giro per il mondo. Il laboratorio continua. Grazie per la bella serata. Grazie a voi. Grazie.